Io voglio ringraziare tutta la maggioranza perché ci siamo parlati. Ho apprezzato la volontà di tutti di comprendere il disagio espresso dal gruppo della sinistra di cui mi sono fatto carico. Ho avuto anche modo di incontrare nuovamente, che non è un giudizio chiaramente sul rendiconto, come è stato già detto, ma una valutazione più complessiva. Noi siamo una coalizione plurale, ma convinta di continuare ad andare avanti tutto insieme, nessuno escluso in queste esperienze amministrative e nelle prossime avventure politiche. Quindi io rinnovo l'appello sentito a nome mio e di tutta la maggioranza, che ringrazio, anche tutte le altre componenti che hanno fatto un lavoro importante in questi minuti. Rinnovo l'appello perché è giusto che sia così, che questo rendiconto appartenga a tutto e tutti della maggioranza. Ovviamente non mi appello all'opposizione perché sarebbe una retorica inutile, a essere votato, perché è un lavoro di squadra che abbiamo fatto, di cui da domani mattina chi voterà contro ovviamente vuol dire che non condivide tutto quello che abbiamo fatto e non si prenderà i meriti di tutto quello che porteremo a casa da domani mattina, a cominciare dalle assunzioni, a finire ai lavori pubblici, alle opere, a tutt'altro. E a me farebbe molto piacere, come capo della coalizione, che anche un comprensibile e un corretto e un giustificabile disagio politico di chiunque, non solo della sinistra, ricada su un atto così importante per la città. Quindi credo che in questo momento debba prevalere lo spirito di compattezza della coalizione e da domani sarà un giorno diverso in cui sicuramente sapremo ascoltare e saprò ascoltare ogni valutazione di natura politica nella consapevolezza che tutto e tutti insieme saremo ancora più forti perché i momenti di crisi, ce l'hanno insegnato in questi 8 anni, sono grandi opportunità. Non solo per l'azione quotidiana, ma anche per la stessa coalizione politica, per questa esperienza e per le prossime esperienze che verranno. Quindi mi auguro che questi minuti siano stati minuti ben spesi e che tra un po' potremmo avere un voto che unisca e non provochi una ferita, seppur leggera, all'interno della maggioranza. Grazie.